Vi credete illuminati? La voce interiore attraverso Roberta S., Santa Maria delle Mole, 10 gennaio 2006, a cura di VB, guide. L'essere umano a volte riporta la vanità nei settori in cui meno la vanità c'entra. Vi credete illuminati alcune volte in alcune situazioni e per questo credete di dover donare quelle finte illuminazioni. Ma voi sapete che sono finte. Lo sapete semplicemente perché la verità vibra dentro di voi senza un segno, senza una voce e senza un suono. Semplicemente è. E ciò che è non ha bisogno di essere spiegato. Allora, quando volete convincere qualcuno di una verità che per voi è indiscutibile, non state facendo altro che cercare di convincere la vostra mente di quella verità, perché neanche voi ne siete convinti. Perché quando avete una convinzione che parte dalla vostra identità più profonda, non avete bisogno di convincere nessun altro di quella cosa. Può darsi che ci sia in voi la buona volontà di volerla trasmettere e quella buona volontà vi farà fare, dire e comportarvi in maniera diversa da come fareste usualmente. Allora, lì voi fareste la differenza. Se credete nel divino, allora agite come vi suggerisce il divino. Se credete nel divino, non perdete tempo a cercare di convincere gli altri del vostro divino. Semplicemente vivete nella luce e porterete luce. Non avremmo altro da aggiungere, ma se voi avete delle domande, noi vi daremo delle risposte. Domanda: quelle che sono nostre verità, penso che difficilmente possano essere trasmesse ad altre persone, ad altri fratelli, perché se sono nostre, rimangono nostre, non possiamo assolutamente fare in modo che diventino di altri. Risposta: questo non è esatto. Voi potete condividere ciò che avete raggiunto, semplicemente non con la parola, non con la convinzione di dover convincere qualcuno delle vostre idee, perché lo stato d'essere nella luce non è un discorso da fare. Potete condividere quello che raggiungete anche comportandovi in maniera degna di voi e del vostro prossimo. Guardando negli occhi il vostro prossimo, potete vedere la luce divina. Quando la vedrete, avrete trasmesso quella luce al prossimo anche senza dirglielo e anche senza parlare delle vostre convinzioni e di quello che credete essere il vostro mondo intimo. Tutto ciò che riguarda la parola riguarda la mente e la mente riguarda la materia. L'essenza spirituale può trapelare dal vostro involucro e avvolgere i vostri simili, semplicemente stando voi in quello stato d'essere, porterete gli altri a guardarvi e a vedervi per come siete. Siamo stati chiari? Continua.